Oh, eccole, finalmente sono arrivate, direttamente dal magazzino europeo, tra l'altro. Beh, io direi di provarle subito. E luce! E luce studio! Benvenuti amici di tech.it in questo nuovo video. Oggi vediamo assieme Aurora Rhythm Edition Smarter Kit. Parlo di luci LED modulari, quindi in grado di intercontersi tra di loro con il supporto al wifi. La confezione che vi arriva a casa è esattamente questa qui. Al suo interno ci saranno 9 pezzi, 9 triangoli LED appunto modulari, però l'azienda è stata così gentile da inviarmi anche l'expansion pack contenente al suo interno altri 3 triangolini, altri 3 moduli, per un totale di 12 pannelli LED che potete appunto andare ad interconnettere, andare a creare delle composizioni. Io ho già appeso al muro la mia di composizione, il prodotto, eccolo qui, lo vedete dietro, è un po' tagliato, lo so, però per esigenze di spazio e logistiche sono riuscito a fare solamente questo. In tutti i casi ci sono tutte le varie riprese più nel dettaglio che vedete in sovrimpressione, ma andiamo a scoprirle meglio dopo la intro. Iniziamo come di consueto a vedere cosa c'è all'interno della confezione di vendita. Troviamo 9 pannelli LED, come già detto in precedenza, 9 connettori intramodulari che vedremo meglio più avanti, un modulo Rhythm, un modulo di controllo che supporta fino a 30 pannelli connessi simultaneamente, un alimentatore, un cavo compresa tedesca, un cavo compresa inglese, 28 adesivi 3M per affissione al muro e manuale di istruzioni. Mentre all'interno dell'expansion pack troviamo 3 triangoli aggiuntivi, 3 connettori intramodulari e ulteriori adesivi per attaccare al muro il nostro prodotto. Io direi di andare a vedere meglio nel dettaglio ogni singolo triangolino, che è realizzato interamente in plastica. Quando sono interconnessi tra di loro possono creare delle belle animazioni, potete crearle anche voi, ma di questo ve ne parlo meglio dopo. Dalla forte luminosità, adesso queste che vedete alle mie spalle non sono nemmeno al 100%, se fossero al 100% penso che nell'immagine vedreste tutto bianco praticamente, perché fidatevi, sono veramente forti, il che però è un bene perché vuol dire che fanno molta luce. Vedete però che la superficie dei pannelli LED non è totalmente illuminata, i tre angoli non sono illuminati, questo perché da quei tre angoli parte effettivamente la luce che viene poi irradiata sopra tutta la superficie del pannello. Luci che supportano 16,7 milioni di colori e, per quanto riguarda la colorazione bianca, da 1200 a 6500 gradi Kelvin. Guardando il retro troviamo tre pin, tre ingressi, diciamo tre placchette dorate alle quali possiamo connettere i vari connettori intramodulari, li chiamo così perché sono sostanzialmente degli aggeggini piccoli piccolini che vanno infilati all'interno di questo scompartimento apposito sul retro di ogni triangolo per andare ad interconnettere appunto i vari triangolini, i vari pannelli tra di loro. Dunque vi ho fatto vedere come collegare i vari moduli, però bisogna anche comandare questi moduli, no? Dargli la corrente, alimentarli, farli funzionare. Beh, per questo c'è un modulo apposito, senza di quello non potrete naturalmente utilizzare il prodotto fornito naturalmente in confezione, che è il modulo di controllo, e riuscirà a fornire elettricità a tutta la vostra composizione sostanzialmente. Poi presenta due tasti, un tasto accensione e spegnimento e un tastino per switchare tra le varie animazioni. Ad esempio adesso voi vedete che c'è questa animazione dietro di me, arancione e bianca, però se io dovessi premere quel tastino lì, vedete come è cambiata e adesso starà riproducendo un'animazione arcobalenata, quindi passerà tutti i 16,7 milioni di colori per ogni triangolino. Continuando a premere, ovviamente continuerà a modificare queste animazioni, ce ne sono veramente tante, e in tutti i casi dall'apposita applicazione scaricabile sia per Android che per iOS potrete andare a crearne una voi, una vostra personale animazione, il che è veramente fantastico, ma ve ne parlo meglio più avanti. Voglio invece ora accennarvi piuttosto brevemente il fatto che comunque queste luci supportano Apple HomeKit, quindi per dispositivi con a bordo iOS 10 o superiori potrete controllare queste luci direttamente tramite wifi e tramite comando vocale con Siri. Ho il mio tablet qui, quindi lo faccio subito, avvio Siri, spegni Aurora. E infatti vedete dietro di me che Aurora è spenta, oppure posso impartire altri comandi vocali, ad esempio accendi Aurora al 50%, mi stavo impallando, le avrà accese al 50%, accendi Aurora al 100%,
Infatti vedete che ora sarà al 100% di luminosità. Potete fare questo e altro. Il bello è che oltre a HomeKit supporta anche Google Assistant e Amazon Alexa. Quindi con gli assistenti vocali comunque ci sarà veramente da sbizzarrirsi con tutte le varie richieste che potrete fare per comandare vocalmente Aurora Rhythm. In tutti i casi vi dicevo dell'applicazione. Sì, io l'ho scaricata sul mio iPad, qui su iOS, c'è anche su Android. Ve la faccio vedere subito. Ora sto registrando dal mio iPad e vi faccio vedere questa applicazione NanoLeaf. Perché ve la faccio vedere? Perché secondo me merita. È stata l'azienda stessa a realizzarla e hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Dal punto di vista personalizzazione offre veramente un'ampissima scelta, un ampissimo spazio di manovra per l'utente. Andiamo a vederlo subito. Innanzitutto qui vediamo questa lista di animazioni che possiamo riprodurre all'istante. Ad esempio Color Burst. Eccola qui, la sta riproducendo esattamente in questo momento, infatti vedete dietro di me che si stanno modificando i colori. Ora seleziono Nemo, vedete che ora saranno diventati i miei tasselli arancioni e bianchi, oppure posso scegliere ad esempio Ocean, eccetera. Tra l'altro il bello è che potete scaricare delle animazioni realizzate dalla community oppure dall'azienda stessa. Per farlo vi basterà andare nella sezione Scopri e scegliere ad esempio Vibrant Sunrise, oppure scegliamone un altro, ecco Christmas, lo scarichiamo, premiamo su Scarica. Ok, e ora avrà scaricato la nostra animazione, la possiamo andare a selezionare, eccola qui, Christmas. E sarà partita in riproduzione esattamente dietro di me. Ora torno indietro, aumento un po', vedete, la luminosità tramite questa apposita barra, posso spegnere la mia luce oppure posso anche accenderla, posso modificare il colore, vedete ad esempio giallo, perfetto. Posso regolare l'intensità del mio giallo, scusate, posso modificare la tonalità del bianco se più calda oppure se più fredda in base alle nostre esigenze, oppure avanzate posso miscelare in modo più preciso i vari colori. Tornando indietro, premendo sulla matita, possiamo dipingere noi la nostra composizione come più ci piace. Possiamo anche creare una composizione dinamica, ossia con animazione, infatti vedete qui possiamo selezionare flusso e andare a modificare tutti i vari parametri, veramente possiamo creare praticamente qualsiasi cosa, quello che vogliamo. Poi troviamo questa sezione Rhythm. Eh sì, perché come magari avrete intuito anche dal titolo, queste luci vanno anche a ritmo di musica. In particolare questa edizione qui, Aurora Rhythm, è Rhythm, è appunto il modulo fornito in dotazione con questo Smarter Kit che vi consentirà di trasformare le onde sonore in una composizione visiva, quindi modificare i colori e l'intensità in base al suono. Cioè dato appunto da questo apposito modulo piccolino con un tasto triangolare al centro, quindi anch'esso con connettore incorporato, lo andrete ad agganciare ad un LED già presente e connesso anch'esso all'alimentatore, quindi al modulo di controllo. Premendo questo pulsante, Aurora si metterà in ascolto di eventuali rumori o musiche, oppure anche della vostra voce, per andare a modificare appunto colore, eccetera. Effettuando ulteriori pressioni su questo tastino potrete andare anche qui a modificare la tipologia di animazione utilizzata per farvi visualizzare, per così dire, l'onda audio. Interessante anche il fatto che sempre tramite app, sotto la sezione programmi, potete andare ad aggiungere un giorno e un orario per andare ad accendere o spegnere le luci e far partire determinate animazioni, eccetera. Veramente molto completa anche da questo punto di vista. Tiriamo ora le somme. Questo prodotto mi è veramente piaciuto tanto e rappresenta senz'altro una soluzione estremamente elegante e versatile per abbellire la vostra casa, la vostra stanza, e dà quel tocco di classe e una ventata d'aria tech. Ottima l'integrazione con HomeKit e il controllo tramite Wi-Fi. Buonissima la luminosità, mi è piaciuta molto, veramente una nota di merito, ancora non finirò mai di dirlo, all'applicazione che veramente consente di effettuare una personalizzazione veramente strepitosa. Insomma, è un prodotto che veramente mi è piaciuto molto. Il costo è pari a 249,99€ direttamente sul sito ufficiale, le trovate anche su Amazon volendo, e per Aurora Rhythm Smarter Kit, mentre per l'expansion pack da 3 pannelli LED il costo sarà 59,99€. Anche questo acquistabile direttamente dal sito oppure anche qui tramite Amazon. In tutti i casi recensione scritta in descrizione con tutti i link all'acquisto sempre in descrizione. Noi ci vediamo in un altro video, quindi da Nicolò Comerlato
è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo prodotto, lasciate un like al video, in questo modo ci supportate, e iscrivetevi al canale YouTube. È tutto, a presto!